Ma Presidente, ricordiamo perché siamo qui oggi a parlare di un governo nuovo? Perché siamo qui? Cioè, qualcuno ha anteposto gli interessi di partito davanti agli interessi di tutti gli italiani. Tutto questo portando al possibile aumento dell'IVA il 1 gennaio 2020, una crisi nata sotto l'ombrellone per un capriccio, una crisi che, si è detto poc'anzi, è stata per motivi europei, non ho capito nemmeno bene, ma se così fosse perché a Ferragosto? Ma non si poteva fare dopo le europee, e il video dovuto a Conte Merkel non si poteva fare a gennaio. Dovrete spiegare per quale motivo l'avete fatto. Presidente, colleghi. Colleghi, vi richiamo all'ordine, colleghi del Movimento 5 Stelle, colleghi della Lega, prego. Sì, grazie Presidente, mi scusi, un lapsus.